Questa piazza non ce la leverete mai nonostante i carri armati. Allora, dal mio primo romanzo, Io sono il Duca, scritto a quattro mani con Marco Filopac, Roma K.O. Questo brano è dedicato a Stefano Tazzinari. A Genova era una farmacia ambulante, ossia avevo tutto ciò che serve a uno sportivo per rendere in fase agonistica: vitamine, integratori salini, guaranà, efedrina. Ero anche pronto a resistere a un assedio: scatolette di tonno, fagioli, biscotti e cioccolata. La mia amica Paola mi aveva preso per il culo per l'ombrello che mi portavo dietro. Poi, quando il campo del Carlini si è allagato, me l'ha chiesto in prestito. Prima di partire avevo letto L'arte della guerra di Sun Tzu e quindi sapevo che il campo avrebbe potuto allagarsi, che c'era il rischio di venire assediati e che potevamo restare senza viveri. Cose poi accadute davvero. I cinesi hanno sempre capito meglio di chiunque altro la guerra. A Genova mi è successo di tutto. Al G8 la mia vita e quella di ogni persona presente è completamente cambiata. Ho affrontato le manifestazioni tra scontri e mattanze, insieme a Luchino, come ai vecchi tempi, perché in quei frangenti puoi avere al fianco solo quelli di cui ti fidi, quelli con cui le cose le fatte e sai che le sanno fare, quando basta un colpo d'occhio per capirsi e nella testa risuona un solo imperativo: rapido! E vabbè, a Genova ho subito la guerra, ho avuto la sensazione di stare in guerra e vedere quegli elicotteri che invece del napalm ti cagavano i lacrimogeni a mo' di bombardamento era una cosa che non avevo mai visto. Quegli elicotteri mi hanno riportato in mente uno dei miei film preferiti, Apocalypse Now, e porco Dio, lì mi sono sentito la guerra sulla pelle, sulla mia pelle. Genova è tutto, proprio tutto. Al di là di quello che è successo, a Genova ho cantato Wish Overcome con i cristiani, ho sfondato le vetrine con i Black Bloc, ho fatto il matto nelle performance con i Pink, ho portato lo scudo con i veterani di Viato Le Maide. Poi non me ne frega un cazzo di quello che ho fatto realmente. Forse non avrò cantato Wish Overcome, né bruciato una banca. Questi sono cazzi miei e cazzi miei che non riguardano nessuno, tanto davanti a un giudice non ho fatto né l'uno né l'altro. Non è questo il problema, ma moralmente tutti abbiamo fatto ogni cosa, ognuno di noi ha subito la guerra che ci hanno scatenato contro. A Genova eravamo come colonie di amebbe, io ero una amebba che quando manca il cibo si concatena con le altre e forma una colonia, restando una singolarità. Genova è stata tutto quello che è successo, chi pregava e chi sfondava le vetrine. Genova è quello, chi non capisce questa cosa non ha capito quello che è successo dopo, non ha capito l'11 di settembre, non ha capito che la guerra è iniziata quel giorno e ancora non è finita. Il venerdì fu la battaglia più grossa a cui abbia mai partecipato, una battaglia durata ore e terminata dopo che hanno ammazzato Carlo Giuliani. La gente è riuscita a dare battaglia per difendersi dalla polizia con quello che trovava per strada, perché non c'era materiale per la difesa, eppure è durata 3 ore. Io sono adesso quelle 3 ore di battaglia, la guerra è entrata dentro di me, è come se fossi stato pestato a Genova, pestato a sangue, torturato come a Guantanamo, a Abu Ghraib, mi hanno bombardato come a Kabul e Baghdad, mi hanno imprigionato a Gaza in un CPT. Io sono tutto questo disastro, sono quello che ho fatto e quello che non ho fatto, sono il Pink che stava con i tramboli, sono il gay in piazza con lo striscione del suo circolo, quello che stava fra i migranti con il Corano in mano, quello con il crocefisso o la bandierina della pace, oppure quella che non sopporto più di Che Guevara, addirittura con la bandiera di Stalin che io odio, c'era a Genova? Beh, la portavo anch'io sta cazzo di bandierina quel giorno, non me ne frega, non me ne frega un cazzo, perché io c'ero, Genova è tutto questo, e allora se io ci sono stato, sono tutto quello che è passato per Genova.